Da oggi il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Eccellenza, lei è arrivato a Mussomeli, viene da Roma. Che messaggio lancia ai mussomelesi sparsi nel mondo? Un messaggio anzitutto di gioia perché è un posto incantevole, bellissimo, di una storia antica e anche di tanto futuro. Dobbiamo credere nel futuro, dobbiamo guardare con speranza, dobbiamo cercare di vivere il Vangelo perché questo rende bella la nostra vita ovunque noi siamo e di continuare a volerci bene. È il messaggio di Papa Francesco, di uscire, di saper guardare con attenzione, soprattutto quelli che gli altri non guardano, quelli che stanno nelle periferie, vicine e lontane. E questo darà tanta gioia agli altri e ci farà trovare tanta gioia anche a noi. Questo è il messaggio. Agli anziani, ai sofferenti, a quelli che vivono il dramma della solitudine, quel messaggio lancia. Anzitutto un messaggio che gli vogliamo bene, che la vita è sempre importante, bellissima. E che, come dice anche qui Papa Francesco con grande saggezza, il mondo scarta, Gesù no. E la vita invece è bella qualunque essa sia, e questo è il messaggio di che nessuno è scartato e che la vita è importante, luminosa e bella qualunque essa sia. E ai giovani. E ai giovani di saper guardare la vita, di saperla guardare nel profondo, di non fermarsi al virtuale, alle apparenze, dove tutto può sembrare un gioco, dove tutto può sembrare facile, la vita è anche qualcosa di duro, ma la forza che abbiamo è capace di affrontare ogni difficoltà, ma bisogna crederci e di non scartare mai nessuno, perché quando scartiamo gli altri per affermare noi stessi, in realtà ci buttiamo via da soli. Lo dirò alla fine quanto sono contento questa sera di essere qui. Personalmente per me è una grande gioia scoprire direttamente qualcosa che sapevo, conoscevo, per tanti motivi, anche perché alcuni figli di Mussomeli li abbiamo a Roma, quindi conoscevo quanto è vero che qua c'è il cuore della Sicilia. Questa sera vedo molto cuore, c'è tanto cuore. Quando si perde il cuore si può avere tanto, ma niente risponde alle domande vere della nostra vita. Quando abbiamo, e qualche molte volte, crediamo di trovare il cuore nelle cose, direbbe Papa Francesco, li consumo e in realtà ci porta via il cuore, come tante volte internet, che ci fa correre appresso a queste tante cose pensando di trovare tanti sentimenti, tante storie, tante avventure, tante sensazioni, poi ci ritroviamo che non sappiamo come bene quello che ci abbiamo davanti a noi. Spegniamo proprio internet e accendiamo i collegamenti con i nostri familiari, accendiamo i collegamenti con i nostri vicini di casa. Papa Francesco, io sono orgoglioso di essere vescovo ausiliare di Papa Francesco. Per certi versi posso dire vi porto il suo saluto, la sua benedizione. Certamente la prima volta che lo vedrò, glielo dico, che c'è molto cuore nel cuore della Sicilia. Ha tanto amato il mondo perché chiunque crede in lui non vada perduto. Papa Francesco parla spesso degli scarti. Vi ricordate, ne ha parlato per esempio parlando degli anziani e ha detto che molte volte un mondo che non sa più voler bene e che non ha più cuore scarta la vita e qualche volta chi è debole si sente scartato, addirittura si scarta da solo. Cioè, quando io mi sento un peso per gli altri, le butto via. Perché? Perché per io non voglio che sia un peso per gli altri, è tristissimo. E Papa Francesco insiste e dice, per ognuno di noi
Nessuno di noi è mai uno scarto per il Signore, perché come dice quello che dice il Vangelo, perché nessuno vada perduto, perché nessun pezzo della nostra vita sia perduto. E quando è che la nostra vita non è mai uno scarto? Quando è voluta bene, quando è amata. Nell'Evangelio di Gaudium Papa Francesco dice, guardate, ci chiede di essere gioiosi, Papa Francesco è gioioso, e dice, guardate, anche nelle avversità più grandi, e la croce significa l'avversità più grande di tutte, il Vangelo non è una bella storia per tirarci un po' su, è vita vera. Il Vangelo non serve per farci respirare un pochetto, vuole risolvere il problema della vita, che è il male, il nemico della vita. Allora, Papa Francesco dice, guardate, anche nell'avversità più grande la gioia è sempre uno spiraglio di luce. Perché